Buonasera a tutti ragazzi. Allora, iniziamo col Flower Stick, tutorial di Flower Stick. Allora, la base, partiamo da terra, ovviamente si vede male. Partiamo da terra, quindi con il flower in piedi appoggiato sulla bacchetta, quindi non lo facciamo rotolare, io sto sul terreno quindi è un po' più difficile. Cerchiamo di mantenerlo fermo fondamentalmente. Allora, incliniamo un po' e diamo una spinta dal basso verso l'alto, ovviamente lo prendiamo con la bacchetta sopra al centro, quindi facciamo di questo, lancio, ancora, lancio e ancora, un altro lancio, possiamo arrivare alti, insomma l'importante è riuscirlo a lanciare abbastanza precisamente. Perché facciamo questo lancio? Lo facciamo perché con l'altra bacchetta che rimane un po' più in alto, vedete questa sta giù, questa sta sopra, diamo una spinta, il lancio di prima, e lo riprendiamo con l'altra bacchetta. Il discorso qual è? Come dicevo prima, sempre sopra al centro, se questo è il centro lo prendiamo qua più o meno. Ok? Partiamo da terra, riproviamo e via. Allora, il discorso non è prenderlo a bastonate, in questo modo, ma accompagnarlo, quindi è guardate questa parte, vedi, se voglio riesco a mandarla anche quasi orizzontale, quindi è un tocchetto, pure posso dare più veloce, però non è quello che vedo fare spesso, quindi prendere a bastonare, accompagnare, oppure possiamo anche bloccarlo con quest'altra, a me piace più così. E diciamo questa è la base per poi andare a fare altri esercizi, quindi da qui poi potremmo fare un lancio, oppure possiamo fare altri giochi che adesso andremo a vedere. Quindi rifacciamo un'altra volta, parto dal basso e do una spinta dal basso verso l'alto. Quindi dal basso verso l'alto. Destra, sinistra, destra, sinistra. Ovviamente qua il discorso è quello di trovare il controllo, farlo più preciso possibile. Ma come dicevo, l'importante è prenderlo, ecco, sopra al centro, qua più o meno. Ok.